Paso la palabra al profesor Tobilla Rafael Toscano, que también resulta dificilísimo de presentar para todo el mundo que, la, que lo conoce desde tanto tiempo. ¿no? Eh, como supongo que todo el mundo sabe, profesor, fue profesor de la Universidad Federico II, profesor de literatura italiana, sobre todo figura eminente ¿no? de los estudios. Eh, relacionado sobre todo con la literatura eh, básicamente napolitana. Comenzó su trayectoria investigadora pues, de la, de, dedicando tiempo a, a Dante, a los estudios de la exégesis dantesca, para pasar luego a estudiar el teatro Nápoles en la eh, primera década del siglo XIX, pero luego ha concentrado toda su investigación que agradecemos todos profundamente ¿no? a, las, a la poesía escrita en lingua vulgare ¿eh? en Nápoles, incluso con, con evidentemente con, con hallazgos y, y entradas en la literatura eh, escrita en español, entre el reinado eh, de los aragoneses y el virreinato eh, español. Por supuesto, para él, San Nazaro, Victoria, Victoria Colonna, Berardino Martirano, Ángelo Di Costanzo y, eh, y Luigi Castanzillo, al que va a dedicar hoy su ponencia, pues son personas absolutamente familiares, casi de casa, ¿no? eh, si me permite la, la broma, eh, eh, el, el profesor toscano. Eh, sobre estos autores ha escrito eh, monografías, ensayos. No puedo dejar de mencionar mi compañero el, el año pasado eh, en, durante el confinamiento, eh, como el Letterati Corti Academia, la Literatura Napoli, en la primera mitad del Cinquecento, que casi me lo sé de me memoria, porque es uno de esos libros que uno tiene que tener obligatoriamente en su casa y en la cabeza sobre todo, que es donde debe estar, ¿no? eh, ediciones eh, de las rimas de Victoria Colonna, del propio Luigi Cancillo, y por lo que me comunican, está dedicándose ahora a la edición crítica de las rimes de San Nazaro. Para mí es un placer muy particular, un privilegio conocerlo, no sabía de, de sus trabajos excepcionales, pero esta oportunidad que me brinda Pronaprés pues es para mí una, una felicidad añadida. Y desde luego le felicito públicamente y, y, y le muestro mi admiración más absoluta por todos los trabajos que, que ha hecho a lo largo de estos años. Y le cedo la, la palabra para que nos eh, hable de eh, Luis eh, bueno, Tanzillo con el título Otra poesía lírica es sermo quotidianus, Lerita Oraziana in Luigi Tansillo. E dopo questa presentazione per adesso limito i ringraziamenti al progetto Pro Napoli che mi ha dato la possibilità di entrare in contatto, di conoscere e di approfondire amicizie già avviate e farne altre in nome di un autore, Garcilanso della Vega, con il quale l'incontro per me è stato obbligatorio e me ne accorsi da quando cominciai a studiare Tansillo all'inizio degli anni Ottanta. I ringraziamenti li farò alla fine, considerando che ci sarà un codicillo, gli amici hanno deciso di farmi la festa eh, questa sera in senso buono, voglio dire, e, e quindi per non ripetermi rinvio i ringraziamenti alla fine. Eh, parto da una citazione di Fernando de Herrera, che dall'altra esperia ravvisò la grande fioritura del classicismo lirico italiano una reviviscenza della letteratura aurea del periodo augusteo, indicando una prospettiva critica che negli ultimi decenni è stata approfondita e convalidata da una messe di studi approdati ad alcune visioni di insieme, tra le quali mi piace ricordare la tesi dottorale di Amelia Iuri e la monografia inedita per ora presentata da Roland Beard alla Soutenance per il conseguimento dell'Achadèle presso la Sorbonne. Mi sono inserito in queste grandi trattazioni. Nel paradesso della prima edizione del vocabolario della dos-lengua toscana e castellana di Cristobal de las Casas, stampata a Sevilla nel 1570, si legge un ternario di Fernando Herrera, in lode dell'autore, la cui opera era destinata a favorire una sempre maggiore compenetrazione tra la lingua e la poesia delle due nazioni. Eh, Sul out sono in ordine le citazioni. Bien debe coronarte, Febo Ideo, casas, la ingeniosa y docta con las hermosas socas de Peneo, pues tú primero diste a la corriente del rey de ríos, Betis generoso, las perlas que Arno y Po en sus ondas siente. Ya el casto amor y juego deleitoso de aquel por quien va laura con vitoria, premio justo de ardor maravilloso, y quien dio a Merguilina insigne gloria. e a quel grave scrittor de Marte airado che de Luchier celebra la memoria, i todo e il coro, a sintio consagrado, che la rica toscana ha produzito, igual de Augusto, al tempo affortunato. Dopo il selezionatissimo canone dei poeti italiani, formato da Petrarca, San Nazaro e Ariosto, l'immagine del coro a sintio consagrado sembra suggerire, attraverso il paragone con il tempo affortunato di Augusto, la pluralità non solo ma soprattutto la qualità, attinta dalla poesia in lingua toscana. Conoscendo la stima che Herrera faceva dei versi di Tansillo, possiamo aggregarlo a questo coro, aggiungendosi per di più l'accidente biografico della comune patria venosina con Orazio e le molteplici analogie favorite dal processo storico, che nei programmi più vagheggiati che realizzati della Monarchia Universalis di Carlo V Sembrava rinnovare il tempo della Pax Augusta, come avevano ampiamente enfatizzato il 25 novembre 1535 le allegorie e i trionfi distribuiti sul percorso del trionfo napoletano dell'imperatore, reduce dalla campagna di Tunisi. Tuttavia va anche ricordato che la storia non si ripete mai uguale a se stessa e il primo ad averne coscienza fu Tanzillo Medesimo. La cui familiarità con Don Pedro de Toledo, sovente salutato come il suo Augusto, non comportò mai l'affrancamento dai vincoli del servizio militare e dagli obblighi di corte, determinando una instabilità poco favorevole a un sereno e continuato esercizio della poesia, come con garbata autoironia egli ricorda infine di una satira indirizzata a Mario Galeota. Addio, Signore, il viceré Cavalca. Io non ho bue, né pecora, né capra che possa fare il titiro e il menalca. Bisogna, finché venga alcun che m'apra l'uscio degli orti esperidi o dal cino, o chiuda il tempio Iano o lo riapra, far come detta il nome di continuo. L'ufficio di continuo del viceré, esercitato anche da Garcilaso, comportava obblighi inderogabili, spesso anche rischiosi. Da tanzito sperimentati in tante spedizioni di terra e di mare, ricordando a un compagno di milizia i pericoli affrontati nei terribili mesi della rivolta contro il Toledo che agitò Napoli tra il 1547 e il 1548. Quando eran sì assetate, erano sì ingorde del sangue di spagnoli e della carne, genti chire e furor fean cieche e sorde, onde volean con loro tutti di tagliarne a pezzi e del mio fegato e del tuo agli avvoltoi mille potaggi farne. Ma nonostante i disagi della vita, la vena poetica di Tanzillo fruì copiosa, sebbene confinata in circuiti molto ristretti, tanto che, escluse le stampe non si sa fino a che punto autorizzate del vendemmiatore, avrebbe potuto fare propri i versi di Orazio, sati da quarta libro primo, Nulla taberna meos habeat neque pila livellos, quis manus insudet volgi ermonegisque Tigelli. Non recito quiquam nisi amicis, idque coactus, non ubivis cramve quibus libet. Un poeta per pochi intimi, anche se abbondante. L'appuntamento con la storia e con un pubblico più vasto si presentò nell'anno 1551. Allorché tra il giugno e il settembre D'Ansillo affrontò i primi e anche ultimi cimenti pubblici, formalizzando di fatto la sua funzione di poeta della corte vicereale, mandando alle stampe i sonetti per la presa d'Africa destinati alla celebrazione della presa d'Africa, l'attuale Mahadia, con la conseguente enfatizzazione del ruolo di Don Garcia de Toledo, e in più un capitolo in terza rima. Per ringraziare Don Pedro che, accogliendo una supplica del poeta, aveva affrancato Venosa dal peso della guarnigione spagnola. All'altezza del 1551, l'idea di adibire il sonetto al trattamento della tematica epico-eroica poteva essere non del tutto nuovo e non era nuova. Ma, se, eh, ma sebbene Tanzillo avesse in precedenza mostrato grande perizia nell'impiego dell'Ottava, Attingendo punti di eccellenza in alcune stanze della Clorida, deputati alla rievocazione delle imprese dei Toledo Padre e Figlio, nuova fu l'idea di una plaquette monotematica di tono celebrativo, in cui ciascuno dei 28 sonetti, pur conservando la sua autonomia microtestuale, concorre alla costruzione di un ciclo sulla cui unità ha scritto pagine molto convincenti Rossano Pestarino. Nel 2018, anche illustrando le suggestioni intertestuali in precedenza da lui stesso segnalate, nel dovizioso commento ai singoli pezzi che ora costituiscono la sezione terza dell'edizione delle rime che abbiamo pubblicato nell'ormai già lontano 2011. Ho detto 28, ma occorre avvisare che i sonetti sono in totale 29, perché in ultimo Tansillo volle porre come hors d'œuvre. Il sonetto amoroso ne marcirà gli alti scoglifera, staccandolo dagli altri, secondo avverte nella breve lettera di duca di al duca di Sessa, dedicatario dell'intera raccolta, per rispondere al bisogno infine che il condimento di tutti questi sonetti bravi sia uno amoroso. Richiamato l'impiego inusuale e unico nella nostra tradizione di bravo in contrapposizione ad amoroso, per connotare sonetti la cui materia sono azioni audaci e coraggiose, in un'accezione semanticamente più congruente al castigliano che all'italiano, si osserverà che Tansillo, pur avendo dovuto obbedire agli aud molli dei suoi patroni padroni, riesce a evitare la palude del servo encomio, componendo, nonostante l'esiguità del tempo a disposizione, Sonetti in cui l'intento celebrativo appare sempre sorretto da una felice inventiva e da una sincerità di dizione, potendo finalmente intonare l'Epos di Don Garcia, questo nuovo african mio, il cui trionfo egli aveva presagito su un tre illustri, e infine può celebrarsi sulla scena di una città tornata in universale concordia. Onde, Tansillo lo dice, si sappia per tutto quando Napoli ami e onori e il padre e il figlio e che se qualche tempo parve il contrario fu piuttosto forza o inclinazione di cieli la quale in molti luoghi d'Italia e del mondo allora causò i medesimi rumori che non volontà e elezione d'animi. Le celebrazioni per Don Garcia sembrarono almeno nelle aspirazioni dei protagonisti, l'occasione per chiudere le ferite ancora aperte dell'inserzione del 1547-48. E Tansito fu chiamato a svolgere una molteplicità di funzioni che, oltre alla composizione dei sonetti, prevedeva la somministrazione delle invenzioni e delle storie da incidere sulla collana d'oro che la città aveva deliberato di donare al vincitore. Rispondendo a una precisa richiesta degli orafi, come ricorda nella lettera ai deputati della città di Napoli, ai quali orafi egli aveva esplicitamente suggerito, essendosi egli servito d'antichi versi, or di Virgilio, or d'altri, il che in si fatte cose tiene grazia, che nelle moderne storie, questa è la prescrizione che egli fa gli orafi, vi debbiate servire d'antichi trofei ed armi ed insegne. La contemporaneità rivestiva le forme dell'antico, secondo procedure a quell'altezza ampiamente collaudate, che nello stesso giro di anni, per rimanere in ambito napoletano, trovarono la loro plastica realizzazione nella complessa macchina del sepolcro di Don Pietro de Toledo, realizzato da Giovanni Danola e Bottiga, ora San Giacomo degli Spagnoli, e a cui progetto iconografico Forse non fu estraneo lo stesso Tanzillo. Sulle puntuali riprese da Orazio, rinvio al commento di Rossano Pestarino ai sonetti africani, è preferibile ora spendere qualche parola sullo spirito della piccola raccolta che nella cronologia della vasta produzione lirica di Tanzillo occupa la terza posizione dopo le due raccolte di tematica prevalentemente ma non esclusivamente amorosa offerte dal duca di Sessa tra il 1546 e il 1550. Con la cautela sempre necessaria in questo tipo di accostamenti mi spingerei a suggerire qualche analogia con le Odi di Orazio ma soprattutto con il quarto libro delle Odi oraziane per l'insistente rivendicazione della propria funzione di poeta vate, che grazie al munus poetico non solo anticipa gli eventi, si veda soprattutto il sonetto 104, ma sfida anche la forza distruttrice del tempo. Così, se nella sirma del sonetto 115 a Don Garzia, benché Napoli il collo d'Orbicinga e intagli in pietra i vostri pregi e l'armi, sostenete che in carta. Anch'io vi pinga, che i lucidi medagli e i bianchi marmi, esser potrà che il tempo oscura e tinga, e i vostri onor risplendan nei miei carmi. Sembra immediatamente riaffiorare qui la memoria dell'Oraziano Anorum serie et, fu, et Fuga Temporum del, dell'Ode Trentesimo del terzo libro. Non meno indicativo si rivela il raffinato gioco allusivo che nella maggiore durata della poesia rispetto ai monumenti di bronzo e di marmo chiama in causa l'ode ottava del libro quarto, nel punto in cui dice «non incisa notis marmora publicis Per perque spiritus et vita redit bonis post mortem ducibus, clarius indicat laudes quam calabre pierides neque si carte sileant quod beneficeris mercedem tuleris». Si potrebbe anche aggiungere che all'apoteosi del divo Augusto Tanzillo contrappone in parallelo il trionfo di Don Garcia, presentato come esemplare eroe della fede, d'onde nei vari sonetti il costante confronto è una citazione da Pestarino con l'eroismo pagano, sostanzialmente egoistico ed autocelebrativo e quello cristiano, del tutto rivolto all'esaltazione di Dio e al ridimensionamento dell'iniziativa umana per quanto eroica. La nuova virtù che segna il superamento della visione pagana è l'umiltà del vincitore. Di Garzia si dice di sì alta vittoria, umile tanto e ancora tanto umil più quanto esaltar più sode. Le cui imprese sono iscritte da Tansillo, fin dal sonetto di esordio, nell'orizzonte universale della cristianità redenta. Uno è il regno di Cristo, una è la Chiesa tutti se noi d'un re, tutti se noi purgati al fiume del suo lato santo. Questo stesso afflato mistico segna in maniera vistosa i sonetti 5-7 delle rime propriamente liriche composti un decennio prima da Tansillo in lode dei 3.000 fanti spagnoli trucidati e lasciati insepolti dai turchi a Castelnuovo di Bosnia nell'agosto del 1539, impostati sulla rievocazione di un episodio glorioso della storia di Roma, la battaglia del Cremera del 477 a.C., in cui la Gens Fabia fu sterminata dai veienti, ridimensionata dal confronto con l'eroismo del presente. La sirma del sonetto 5 basta a dare l'idea dell'ispirazione che sorregge il trittico. Trecento fabi, estinti al patrio regno, dier gloria al Tebro in sì lontana guerra. Oggi a Libero che faranno tremila? Il numero è maggior e il fin più degno. Questi troncar del viver lor le fila per la patria del cielo, quei della terra. Questo trittico di sonetti, assente nella prima redazione del canzoniere inviata al Duca di Sessa nel 1946, viene aggiunto, insieme ad altri tre, nella seconda redazione offerta al medesimo destinatario in occasione del suo soggiorno nel Regno del 1550. Collocati nel segmento iniziale del libro, essi assumono un rilievo particolare e segnalano la condivisione di un codice di valori politico-religiosi che non dirato in bone di borre a cimento la propria vita e in qualche misura rinvigoriscono il profilo morale del poeta che racconta le sue pene d'amore. Difficile dire cosa abbia spinto Tansillo a questo ritocco significativo utilizzando rime già composte prima del 1546 e che lascerebbe supporre una riflessione in atto sulla fisionomia del libro di rime, mettendo a profitto anche modelli diversi oltre il rerum vulgarium fragmenta di Petrarca. Un indizio che porta in direzione di Orazio viene da Alessandro Piccolomini, del quale ha fatto cenno anche ieri Roland Bear, poeta senese in corrispondenza con Tansillo, che nel 1549 pubblica una raccolta dal titolo 100 sonetti. Fortemente orientata su Napoli, per essere dedicata alla giovane Vittoria Colonna, figlia di Ascanio e Giovanna d'Aragona, e in seguito moglie di Don Garcia de Toledo. Il testo della dedica va ben oltre i confini tradizionali e, come giudica Tommasi, curatore dell'edizione Rocè Recente, appare piuttosto ascrivibile al genere del piccolo trattato, vista l'ampiezza delle questioni affrontate e la sistematicità con cui vengono discusse. Interessante è estrapolare la fisionomia che l'autore ha inteso dare alla sua raccolta indicandola come selezione di rime, e qui sono parole sue, le quali non tutte i sospiri e le lagrime e l'istoria finalmente contengano dei miei amori, come hanno fatto delle rime loro la maggior parte di coloro che sonetti o canzoni sono stati soli di comporre in maniera che non è mancato chi abbia avuto ardire di affermare che le rime liriche italiane non comportano altro che sospiri e tormenti amorosi e fiori, erbe e frondi. Ma buona parte dei miei sonetti vedrete fondata in diverse materie morali e piene di gravità, gravità ad imitazione d'Orazio, il quale ammiro grandemente e tengo in pregio. Tenuto conto che Tansillo è destinatario di due di questi cento sonetti e che nell'appendice della stessa edizione fu stampato anche un sonetto di lui in risposta all'autore, si può ritenere che non solo abbia letto subito la raccolta di Biccolomini, ma anche mettesse a frutto il suggerimento che indicava in Orazio Lirico un modello complementare, sebbene non alternativo, a Petrarca. La componente oraziana nel canzoniere per il duca di Sessa, che diventerà la cifra dominante dei sonetti per la presa d'Africa, si manifesta come esaltazione corale di valori etici derivati dall'adesione alla fede cristiana e che i milites delle armate imperiali, si trattasse di generali o di anonimi fanti, erano chiamati a difendere col rischio della vita in un rinnovato spirito di crociata contro i turchi. Poi anche l'epopea della famiglia eh, di Don Pedro di Toledo perché accanto alla lode di Garzia si celebra la memoria del nipote del viceré morto in battaglia, eh, Ferrante di Toledo, e nella sirma del sonetto si dice, per fare riferimento alla famiglia, era del sangue onde si impara come, uomo vinca opera quando il moro assale. Toledo il titolo suo, Ferrante il nome, Ispagna il partorì, Nudrillo Italia. Ciò dirti basti, or pensi il mondo quale era uomo che ebbe tal madre e tanta baglia, quindi questa perfetta compenetrazione di Italia e Spagna e la famiglia dei Toledo che rappresenta un po' la quintessenza di questi valori della cristianità in eh, perenne lotta contro gli infedeli e il turco. Tre mesi dopo i sonetti per la presa d'Africa, Danzillo fece stampare il ricordato capitolo per la liberazione di Venosa, preceduto da una lettera ai signori gli sindaci e gli eletti della città di Venosa datata 30 settembre 1551. Quindi ci sono tre mesi di distanza tra i sonetti della presa d'Africa e questo capitolo in cui ricordando orgogliosamente nonostante i suoi redattori sostenessero che avesse in poca stima la città natale, eh, ricordava di essere orgoglioso d'essere io nato nella terra dove nacque Orazio e rivendica alla capacità eh, persuasiva della sua musa scherzosa il conseguimento di una grazia lungamente attesa dai venosini, a ciò che si veda da più persone quanto questo signor mio, il vicere, favorisca e tesalti le nostre italiane muse e le virtù quindi rievocando in esordio del componimento in forma di epistola, indirizzata a Don Pedro, come la supplica in versi avesse sortito migliore effetto di una richiesta più protocollare, formulata in prosa. Dalla solennità eroico-celebrativa dei sonetti africani si passa al tono medio del ternario, attraverso il quale Tansillo integra la sua immagine pubblica di uomo di corte, ammesso alla conversazione del Principe. Tra gli argomenti decisivi a sostegno della supplica, egli aveva richiamato alla memoria del vicere non solo le benemerenze di Venosa nei confronti di lui, che prima l'aveva ospitato un dì e una notte quando il turco aveva già messo sopra Italia il piede in occasione dell'assedio dell di Ugendo e Castro 1537, poi mantenendosi fedele a lui durante i recenti tumulti anti-inquisizione. Ma soprattutto, anzi lo gioca la carta diciamo, della memoria storica, eh, in nome della magnanimità di grandi sovrani dell'antichità che si erano astenuti dal saccheggio di città ostili, in omaggio ai grandi uomini cui avevano dato i natali. Si legge spesso nelle storie antiche che reggi e signor grandi, vostri pari, hanno perdonato a terre lor nemiche, sol per amor degli uomini preclari chi vi erano nati. E se io non son di quei, son pur dei servi a voi, signor Giacari. E se non portan fama i versi miei, perché con loro le virtù vostre io lodo, mertan grazia dagli uomini e dai dei. Il re Demetrio perdonò a Rodo per amor di Protogene vittore, e volea pria distrurla in ogni moto. Et Alessandro Magno, per amore del mastro suo, rifé sua patria argira e frenò per Democrito il furore. Il medesimo Alessandro temprò l'ira, mentre a sangue e a foco tebe mena, per onorar di Pindaro la lira. Similmente a voi, signor non gravi, di liberarvenosa afflitta e stanca da gioco e servitù si lunghi e gravi. Oltre che qui nacquio, che In prosa e in rima, di e notte gli onor vostri canto e note, son dal mondo avuto in qualche stima. Qui nacque il mastro dei poeti Orazio, la cui lira per tutto il mondo, per tutto manda il suono, e ecco qual Pindaro Grecia, egli ornò Lazio. Dalle storie antiche alle moderne. Non si saprebbe dire se per scherzo o per davvero, Tanzillo, con il pretesto di suggerire a Don Pedro il compimento di un atto che lo assimili ai grandi del passato si pone a sua volta nella scia di Pindaro e di Orazio, sebbene ribadisca che l'unico merito dei suoi versi deriva dall'essere dedicati all'esaltazione delle virtù del principe. L'intonazione colloquiale dei versi certifica un livello di confidenza autorizzato da lunga consuetudine. Nel 1551 si manifestava per la prima volta in pubblico. Bisogna credere che ciò non potesse avvenire allo stesso modo di quanto era accaduto per i sonetti per la presa d'Africa, senza il preventivo benestare di Don Pedro. Ma chi percorra l'intero corpus dei capitoli giocosi e satirici, rimasto inedito fino al 1870, rileva che su un totale di 26... Sei sono indirizzati direttamente al viceré. Particolare e non trascurabile quest'ultimo, ricordando che nemmeno Ariosto, nelle satire, si rivolge direttamente al duca di Ferrara o al cardinale Ippolito, cui aveva dedicato il poema. Il capitolo in terza rima: la satire è più una poesia tra pari. Neanche nella poesia ho controllato un po', tranne un qualcosa di scherzoso al Cardinale dei Medici Be di Berni, ma non sono mai personaggi diciamo, con i quali esista un rapporto di dipendenza. D'altronde, lo stesso Castiglione non si nascondeva che la pratica della conversazione comportasse un'idea di parità poco consona alle gerarchie del potere. E tuttavia quello rimaneva a suo giudizio il banco di prova più arduo per il cortegiano. Dice Castiglione io estimo che la conversazione alla quale deve principalmente attendere il cortegiano con ogni suo studio per farla grata sia quella che avverrà col suo principe. E benché questo nome di conversare importi una certa parità che pare che non possa cadere tra il Signore e il servitore pur noi per ora la chiameremo così. Tanzito sembra avere largamente superato questa remora, tanto che il corpus dei testi di poesia giocosa, per i quali egli adibisce di volta in volta il titolo di satira, lettera o capriccio, evidenzia un'escursione tematica che include. Ma senza condividerne gli esiti più oltransistici sul terreno del doppio senso e delle oscenità, gli oggetti d'uso della vita quotidiana così cari alla poesia bernesca, ma anche più generali riflessioni sulla condotta degli uomini tipiche della satira ariostesca. Ma quando si tratta di risalire al modello fondativo di tale pratica comunicativa, in versi, egli senza esitazioni indica il sermo oraziano. Inviando a Don Gonzalo Fernández de Cordova, al tempo ancora duca di Venosa, i due capitoli Lode della gelosia, spiega beneficio dell'interlocutore spagnolo, abituato allo stile più sostenuto della poesia lirica, mentre il collegio entro il conclave alloggia, non mi caglia di stile purgato e fine, consentite che io scriva in questa foggia. È questo un stile diversi che è vicino al parlare che si fa tra noi comune. «Chi imita il vostro Orazio, venosino, e begli in città vostra e tio le cune, almen per amor suo, se non per mio, non boffenda signor, né vi importune». Richiamare la poesia dei sermones e delle epistole significava riferirsi non solo a un modello stilistico, ma anche a un modello storico di conversazione, poetica, che autorizzava l'autore cortegiano a infrangere il rigido verticalismo dei rapporti di corte, garantendo il privilegio che era stato di Orazio di rivolgersi direttamente al principe, sapendo di trovare udienza. Senza forzare i dati a disposizione, è possibile connettere larghi settori della produzione poetica di Tansillo, dalla lirica al poemetto encomiastico al capitolo in terza rima, in un coerente sebbene da ultimo incompiuto progetto di farsi interprete e banditore dell'ideologia del principato toledano, il cui modello però, più che l'augusto di Orazio, è costituito da Traiano, non tanto perché oriundo di Spagna, quanto per essere stato l'esempio massimo del governante giusto. L'equazione di Don Pedro Contraiano è ricorrente nei versi di Tansillo, attingendo particolare solennità nel canto solitario del poeta nel parco della villa di Don Garcia rievocato dalla ninfa Clorida. Cantò come quell'inclita reina, dalle cui man l'alta bilancia pende gran tempo andò del mondo peregrina, che di lei non si vide né si intende, e per voi tornò in regno. Onde or le inchina il mondo e tella il dritto a ciascun rende, ed è del vostro amor fatta sì ingorda che ormai del suo traian quasi si scorda. Il ritorno di Astrea divenne la divisa del lungo governo di Don Pedro, e alla costruzione del mito cooperarono altri due amici nolani di Tansillo: Girolamo Albertini, maestro della zecca, con il conio di una medaglia in cui l'effigie dell'ottimo principe, attributo tra Ianeo, anche questo, recava sul verso l'immagine della giustizia in atto di offrirgli la spada con l'iscrizione Erectori Giustizie, e Giovanni Danola con la realizzazione del monumento funebre in cui la statua della giustizia è posta di fronte alla destra del viceré. Nella visione di Tanzillo l'ambizioso programma di riforma dell'amministrazione e di riorganizzazione urbanistica avrebbe assicurato presso i posteri la rinomanza di un vicerei che aveva fatto rivivere nella contemporaneità la grandezza degli antichi romani, secondo l'auspicio formulato nel sonetto 295, non a caso inquadrato sullo, nello scenario dei grandiosi resti archeologici tra Baia e Pozzuoli. Mentre a mirar le pietre che fur messe qui su tant'anni son, voi gli occhi alzate, signor, meravigliando alto onorfate al nobile uom che la gran mole eresse. Quando foram maggior, quanto più spesse di voi le meraviglie all'altra etate, se fortuna magnanima, guagliate agli, utri, agli illustri desir, le forze avesse. Pur, malgrado di lei, che il corso iniquo, Qualor l'alte opere vostre vedute, sapran coloro che dopo noi verranno, che in voi tornò a fiorir quel seme antico di valor, di grandezza e di virtute, che spento fu. Passa il millesimo anno, quindi Don Pedro, reincarnazione degli antichi Romani. Come Capitol in Terza Rima, inediti fino al 1870. Molta parte delle rime nate dall'esperienza di corte è rimasta ignota fino al 1996, quando fu completata l'edizione di Tansillo con le rime del codice Casella, che erano inedite, lasciando in ombra un aspetto della produzione lirica tansilliana da cui è dato cogliere una consuetudine con la memoria dell'antichità intesa come pietra di paragone della contemporaneità. È naturale che il confronto, almeno sul piano della letteratura, si percepisse impari. Ma questo non impedì a Tansilo di coltivare il sogno di attingere la felicità della poesia sulle orme degli insuperanti modelli, è ovvio accanto a, Virgilio, accanto a Orazio anche a Virgilio, sempre conservando il senso di una innata misura. E chiudiamo con questo sonetto: così venosa e Mantova d'intorno girsendove a mecenate quando Lidia e Volturno e Taufido varcando, con lor presse d'Italia il minor corno. Così doveasi far breve ogni giorno e piano ogni sentir dolce cantando, e poi gli affanni e rei disagi in bando e dal cammino insieme e dal soggiorno. De fossi io martirano ai tempi nostri, marone o flacco in una sola, come voi siete in ogni parte, mecenate. Ben cuopo a voi non facci gli altrui inchiostri, del mio sarei si sì largo al vostro nome che forse il gradiria Sivari sì e Crate. Il sonetto a Bernardino Martirano fissa l'abbandono a una reverie della satira quinta del libro primo di Orazio, riportandoci nel clima della conversazione con le muse, che seppure per poco hanno il potere di esorcizzare le angustie dell'umano. Dell ho finito perché il tempo è scaduto.